Il melograno è una tipica pianta che si trova nel bacino del Mediterraneo, coltivata da millenni, soltanto che fino al 2010, negli ultimi 30 anni, è quasi scomparsa dalla gamma delle varietà presenti nei nostri giardini. Dal 2010 in poi ha trovato questo nuovo interesse, dovuto ad un interesse per il consumo e a un rendimento corrispondente. Quindi si è di nuovo diffusa. Quindi nei millenni è stata coltivata negli orti, nei giardini, col sistema tradizionale assieme agli altri fruttiferi. Oggi invece gli impianti razionali hanno mutuato le tecniche di coltivazione sperimentati in Israele e da lì esportate in tutto il mondo. La varietà antica, tradizionale nostra, è la dente di cavallo, che è caratterizzata da semi, si chiama navilli, il seme circondato dalla polpa colorata e morbida e si chiama rillo. Questi semi nelle varietà antiche sono molto teneri, nelle varietà moderne che si sono specializzate per succo sono molto più dure e le varietà moderne, la Wonderful e l'Acco in modo particolare, diffusi in Spagna, in Turchia, in Israele, sono un poco più acidule e destinate all'estrazione dei succhi. Coltivare il melograno non è facile, è una pianta che ha bisogno di estate caldi, inverni miti, abbondanza di acqua, costanza di irrigazione e gli scompensi idrici danno luogo a un deprezzamento importante del frutto, perché è un frutto che spacca facilmente, tant'è che se c'è un'irrigazione che segue ad un periodo di secca, di disidratazione della pianta, poi il frutto spacca e ovviamente non può essere avviato al mercato. Questo è un impianto adulto a 7 anni ed è stato impiantato una varietà israeliana, la Wonderful. Poi, che produzione ha a maturità? Diciamo che siamo sui 300 quintali. 300 quintali per ettaro. Per ettaro. Quali sono le coltivazioni che lei appresta ordinariamente a questa coltura nel corso dell'anno? La sequenza delle operazioni. La sequenza delle operazioni: cominciamo da metà gennaio, grosso modo, con la potatura. Dopodiché facciamo la legatura dei rami e poi cominciamo il diradamento e la pulitura dei frutti. Noi lavoriamo molto sulla qualità, per cui su ogni singolo frutto noi praticamente interveniamo eliminando tutte le foglie e i rametti affinché il frutto finale sia privo assolutamente di qualsiasi difetto. Questo è un impianto a baullatura, come vedete, praticamente si solleva una porzione di terreno dove vengono impiantate le piantine. Dopodiché viene posta la pacciamatura e sotto c'è praticamente il tubo irrigante praticamente. Quindi si svolge tutto con fetta irrigazione, qualche trattamento però è fatto in forma biologica praticamente, stiamo cercando di eliminare quanto più possibile al fine di avere un prodotto assolutamente di qualità. Ripeto, come dicevo, lavoriamo molto sulla qualità perché è la discriminante maggiore. Quindi produce 300 quintali per ettaro. Quant'è il prezzo medio a cui lei lo vende e a chi lo vende soprattutto? Noi abbiamo aderito ad un'iniziativa imprenditoriale praticamente, quindi partecipiamo ad una società a cui conferiamo il prodotto che si occupa del confezionamento e della commercializzazione. Un impianto di questo tipo, diciamo che può avere una resa di circa 30.000 euro. Quindi il prezzo medio, è un euro. Prezzo medio netto, da cui poi vanno tolte poi le spese di lavorazione, quindi parliamo intorno a poco più di 20.000 euro. Le produzioni arrivano fino a 400 quintali per ettaro, è una pianta che necessita però di grande cura e attenzione e, ancorché coltivata da millenni, le tecniche di coltivazione attuali sono molto impegnative e anche costose, quindi è una pianta a cui accostarsi con speranza che dà rendimenti, ma bisogna saperla coltivare anche bene.
l'idea è nata riflettendo sul futuro dei miei figli. Io penso che prima o poi torneremo in campagna, infatti secondo me il futuro di noi siciliani è legato alla nostra terra. Pertanto un giorno, scorrendo un articolo di giornale, ho visto un articolo che parlava dell'allevamento del bacò da seta e ho pensato: perché non riproporre qui in Sicilia anche questo tipo di allevamento? Quindi ho studiato un pochettino, mi sono guardato un po' in giro. Un giorno, aprendo un giornale, ho visto un articolo che parlava dell'allevamento del bacò da seta durante la conquista degli arabi in Sicilia e ho pensato: perché non riproporre qui da noi questo tipo di allevamento? Quindi mi sono informato un po' in giro e, andando su internet, mi sono informato su come poter riproporre questo tipo di coltura. Ho contattato un sito francese che fortunatamente mi ha procurato le larve di questi insetti. Il bacò da seta è un insetto che fa parte della famiglia dei lepidotteri, che nel suo ciclo di vita vitale passa da larva a crisalide e a farfalla. Non esiste stato selvatico, ma vive in simbiosi con l'uomo, quindi per effettuare il suo ciclo vitale ha bisogno delle cure dell'uomo. Il bacò si nutre esclusivamente delle foglie del gesso bianco, quindi una delle difficoltà è stato procurarmi queste foglie. Pertanto ho coinvolto tutta la famiglia alla ricerca di queste foglie, in quanto ne consumano a tante, quindi giornalmente bisogna raccoglierle fresche per poter alimentare il bacò. Il ciclo vitale del bacò da seta è quasi di un mese, 28 giorni, attraversa 5 fasi, appunto dette 5 mute. In queste 5 fasi avviene la maturazione di questi insetti. Una volta raggiunta la maturità, il bacò da seta è pronto per trasformarsi in farfalla. Quindi in questa fase si dice che risale il bosco, inteso che comincia a secernere la seta e prepararsi il suo letto, dove si trasformerà in farfalla. Ed è appunto in questa fase che costruisce il bozzolo, da dove noi estraiamo la seta. Esistono tante razze di bacò da seta e ogni razza fa colori diversi di bozzoli. Quelli più importanti sono il bianco e il giallo, ma esistono anche quello che danno sul colore verdino e sull'arancione. Spero che questa passione possa diventare un lavoro nel futuro dei miei figli. Per me, per adesso, è solo un hobby, è uno studiare questi insetti. Si potrebbe pensare a un'attività imprenditoriale dove lo scopo principale sarebbe quello didattico, dove coinvolgere i ragazzi delle scuole per conoscere questo insetto. Montagna Grande è un demanio forestale esteso poco più di 350 ettari in territorio di Misilmeri. Si tratta di una montagna che è una vera montagna, diversamente da Monte Catalfano, e noi ci troviamo qui all'altezza di poco più di 600 metri, anche se visivamente la quota è sempre molto maggiore perché la distanza che ci separa dal mare è ridotta e quindi l'effetto dell'altitudine è ancora più notevole.
Noi siamo in un ambiente sempre termo-mediterraneo. Ambiente termo-mediterraneo significa che le piante sono quelle della macchia mediterranea, della sottospecie, della fasces più termofila, anche se qui ci sono piante che denotano pure l'infiltrazione della macchia meso-mediterranea, nel senso che si tratta di piante comunque che sono adatte ad un clima particolarmente caldo, la temperatura è intorno da 16 a 17 gradi e mezzo e la piovosità è da 550 a 600 mm. Questa montagna viene acquisita, come il resto delle montagne che circondano la Conca d'Oro, che qui comincia appunto il bacino della Conca d'Oro, il bacino embifono della Conca d'Oro, è delimitato verso est appunto dalla Montagna Grande. Vengono acquisite, vengono occupate temporaneamente e vi si impianta il bosco secondo le direttive, secondo la programmata politica forestale che voleva le montagne dell'entroterra imboschite, appunto perché si riconosceva al bosco un effetto importante dal punto di vista della sistemazione dei versanti, della regimazione delle acque e da ultimo si è scoperto che la presenza del bosco ha un effetto importante, soprattutto in questo periodo, dal punto di vista dell'equilibrio della anidride carbonica, quindi sottraendo anidride carbonica, che poi negli ultimi 20 anni è il ruolo più importante, forse più importante di quelli che precedentemente ho citato, sottraendo anidride carbonica contrasto l'effetto serra. È uno dei pochi siti dal quale si vede tranquillamente da Palermo sino a Cefalù, si vedono i due golfi, quello di Palermo e quello di Termini Imerese. Questo sito ovviamente, così come tutti i siti della macchia termo-mediterranea, purtroppo ha la piaga degli incendi che diventa un fattore, è un fattore ecologico purtroppo, nel senso che ormai è connaturato in questo sistema, questo sistema gestionale tiene conto del fatto che il fuoco è un fattore ecologico e quindi abbiamo anche la necessità di proteggerlo e il fatto di la presenza di così grandi fallanze, di zone così ampie, scoperte, ovviamente è dovuto a questi incendi che salgono ovviamente dalle zone abitate circostanti e lo hanno distrutto. Su 350 ettari la parte veramente boscata sono poco più di 60-70 ettari, il resto è roccia affiorante, roccia nuda e i tentativi dell'amministrazione forestale di impiantare ovviamente che vanno a buon fine nel breve periodo, poi nel medio periodo spesso vengono vanificati.